Facciamo in rapida successione, venite qui e vi do il microfono, io vi presento ad uno, poi facciamo un bellissimo foto, un momento di aggregazione finale. Allora, andiamo in ordine sparso, Mi divertirò perché alcuni di voi, che io conosco molto bene, hanno una straordinaria attitudine all'elogio. Non parlo di te, Luca, parlo di quello che c'era in fondo. Tu hai fatto il telecronista, quindi una delle mie imprese più titaniche, Luca, per cui mi onoro, vado fiero, è che hai fatto le telecroniche in maniera brillantissima quando ero Sky. Brillantissima, con un momento che poi ricordiamo. La prima che chiamo è Simona Riniere, campionessa del mondo. Allora, 15 settembre 2002, a Berlino il cielo si tinge d'azzurro, cosa è successo? C'è ancora tutt'ora che la raccontiamo, nel senso che quando ci troviamo anche tra di noi, con le ragazze, è magia, è stata magia pura, è stato un lavoro incredibile su di noi, anche contro di noi all'interno, però da quella partita... prima della partita con la Cina è successo non si sa che cosa, erano tutte chiuse in quella camera e lì è scattato qualcosa. Cosa ti ha lasciato dentro? Cioè praticamente è un tattoo eterno. Sì, io forse sono una delle poche che non si è tatuata niente nel mondiale, però sì, è un ricordo che rimane sempre vivissimo, difficilissimo da spiegare, da raccontare e niente, rimane lì indelebile tutti gli anni sperando che le ragazze riescano a ripetersi e magari sei sempre lì che dici ma che ti mordi le mani, addirittura non nell'ultimo mondiale, io pianto durante la finale perché speravo veramente riuscissero a ripetersi, cosa che invece tuttora siamo lì che lottiamo. Però io credo che un giorno, secondo noi siamo tutti, siamo di coccio e quindi prima o poi ce la rifaremo, sono ottimista. Grazie Simona, grazie. Allora, andiamo con il cinese, grazie per il gioco. Salite in camera, allora.